Stanotte, all'improvviso, il prezzo di Bitcoin è schizzato da 4.100 dollari a 5.000 dollari per poi stabilizzarsi attorno a 4.700. Ora, io non so dirvi il perché, però voglio descrivervi questa dinamica perché è molto interessante. La notizia l'ho data su ilbitcoin.news e il grafico è questo qua. Come vedete, a un certo punto, più o meno attorno alle 6:30 di stamattina in Italia, c'è stato un vero e proprio picco che ha portato il prezzo da 4.100, 4.200 circa, fino a 5.000 in circa un'ora. Da qua a qua è passato un'ora. Se andiamo a prendere proprio il grafico, delle ore, scopriamo che in quest'ora qua sono stati scambiati 186 milioni di dollari in Bitcoin e l'ora prima erano comunque stati scambiati 120 milioni di dollari in Bitcoin. Quindi si è trattato di grossi volumi che hanno creato questo picco, questo rialzo. Poi vedete, si è stabilizzato attorno ai 4.700. La cosa interessante è che ieri sul Cryptonomist Federico Izzi aveva più o meno immaginato qualcosa del genere perché scriveva testuali parole: se Bitcoin dovesse riuscire a superare 4.200 dollari, ieri era circa 4.100, abbatterebbe una resistenza che lo potrebbe portare verso nuovi record annuali. Ebbene, è quello che è accaduto. Quando Bitcoin ha superato i 4.200, vedete qua, supera i 4.200, di colpo è andato a segnare un nuovo record annuale. In realtà, Izzy immaginava che questo nuovo record potesse stare attorno ai 4.400 dollari e invece è andato fino a 5.000 e poi dopo comunque si è stabilizzato a 4.700. Però comunque questa era una dinamica, diciamo così, che era un po' nell'aria. Inoltre, la fonte che uso io per cercare di avere qualche previsione, che ovviamente metto come link in descrizione, da tempo sosteneva che c'era in atto una sorta di movimento rialzista e che ha portato a questo aumento improvviso nella notte. Tra l'altro, la stessa fonte ha confermato che a 5.000 un po' di posizioni le ha vendute, però non tutto, quindi probabilmente quello che immagino io è che pensi che il prezzo difficilmente possa continuare su breve periodo ad aumentare, ma difficilmente tornerà giù verso il basso. Poi, per carità, sul lungo periodo può accadere anche tutt'altro. Inoltre, insomma, queste previsioni hanno sempre una certa probabilità di essere anche sbagliate. Quindi bisogna cercare di vivere un po' questi andamenti alla giornata e cercare di scoprire volta per volta cosa accade. Però questo trend rialzista che è partito dal momento in cui a dicembre dell'anno scorso ha toccato il minimo del 2018, cioè 3.250, sembra in qualche modo perdurare, e questo slancio fino a 5.000 fa proprio parte di questo trend rialzista perché a gennaio 2019 il prezzo è stato sostanzialmente superiore rispetto al minimo di dicembre, a febbraio comunque è stato mediamente superiore rispetto a gennaio, a marzo superiore rispetto a febbraio, quindi c'è proprio un piccolo trend rialzista. Poi ovviamente non è detto che continui. Anzi, per quanto riguarda le previsioni o le analisi tecniche di quello che è successo, io vi consiglio di seguire degli altri video di altri YouTuber molto più esperti e competenti di me, per quanto riguarda l'analisi, del mercato, e quindi anche delle previsioni. A me quello che interessa è ribadire che in questo specifico momento c'è un trend al rialzo che sembrerebbe anche confermato da quello che vi dicevo ieri nel video sulle transazioni con output non speso. C'è in atto un fenomeno di accumulo di Bitcoin a livello globale che sta probabilmente aiutando anche questo trend di crescita, perché se in questo momento molte persone ritengono che il prezzo sia basso e sia destinato a crescere,
accumulano Bitcoin e questo accumulo porta ad acquisti e a minor presenza, minor diffusione di token di BTC sul mercato e quindi ad una sorta di incremento del valore del prezzo causato da un incremento di domanda e un decremento dell'offerta. Ricordatevi, queste sono solo ipotesi, però sembrerebbe davvero che il mercato ci stia suggerendo che queste ipotesi possano essere valide e inoltre non sono sufficienti per avere certezza sul futuro. Forse questo trend di crescita aumenterà, forse no. Ricordatevi però che una cosa certa la sappiamo, ovvero che il prossimo anno, attorno a la metà fine maggio del 2020 ci sarà il prossimo halving e che le due volte precedenti che c'è stato l'halving, nei 12 mesi precedenti all'halving, c'è stata una crescita di prezzo. Ripeto, questa non è sufficiente per dire che sarà così anche questa volta, però insomma, se abbiamo solo questi esempi, Bitcoin purtroppo ha una storia ancora brevissima e quindi questo è quel poco che possiamo dire. Dobbiamo accontentarci di questo. Però forse è molto difficile immaginare che nei prossimi mesi o settimane il prezzo di Bitcoin possa scendere tanto. Quindi diciamo che sì, è possibile, però forse è poco probabile. Se è vero che si innescherà 12 mesi di crescita fino all'halving, dato che più o meno, se è vera questa ipotesi, dovrebbe innescarsi verso fine maggio, quindi in poche parole tra meno di 2 mesi, forse non c'è più tempo perché il prezzo possa crollare o verso i minimi già toccati a dicembre 2018 oppure ancora dopo. Però è assolutamente possibile, per carità. Io personalmente continuerò a seguire quello che dice la mia fonte, perché in effetti fino ad oggi ci ha preso e quindi ha capito che c'era in atto questo piccolo trend di crescita che avrebbe potuto portare a nuovi, tra virgolette, massimi dell'anno se avesse superato i 4.200 dollari. Quindi spero che continui a pubblicare delle informazioni così tanto interessanti e anche preziose sulle possibili evoluzioni del prezzo. Ah, se volete farmi delle domande su questo, io via email rispondo sempre a tutti, però sappiate che per quanto riguarda le previsioni, i prezzi, il trading, io non sono molto ferrato, mi limito a riportare cose che vedo accadere oppure prendendole da fonti autorevoli, quindi magari non so rispondervi. Però se volete scrivermi, nessun problema, al massimo vi rispondo che non so rispondervi. Un saluto, ciao.